Ok, siamo in Allora, diretta. intanto che aspettiamo la diretta radiofonica, siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook di Ciao Como e siamo in diretta ancora una volta qui dalla Rio Fiere dove è in corso Young. Questo è il nostro ultimo per oggi, perché cominciamo già a dirlo, saremo con voi anche domani in diretta radiofonica e sul nostro sito internet. Come vedete, è cambiato un po' il nostro parterre di ospiti, però è sempre un giusto mix tra gli studenti, il mondo della scuola e gli imprenditori. E adesso tra poco, quando ci ricollegheremo con la radio, ve li voglio presentare per benino, ma intanto faccio due chiacchiere con i ragazzi che ho qui vicino a noi, che sono più da Facebook, no? Tu ce l'hai il profilo Facebook? Sì, Ah, ce l'hai? sì. Avrei detto di no. Avrei detto di Invece. no perché. Vabbè, invece tu ce l'hai? No. No. Aver trovato una che non ha il profilo Facebook, vedi? Instagram sì, però. Giustamente. Allora, sono Isabella e Sì. Simone, e entrambi hanno davanti una lunga parte di studio prima di cominciare a lavorare sul serio, perché entrambi vogliono fare il medico. Sapete che è una strada irta di ostacoli, fin dall'inizio di poter studiare come Ah, medico, sì. addirittura. Ecco, vi chiedo questa cosa, tanto siamo fuori dalla diretta, ma il test d'ingresso, secondo voi lo trovate giusto o no? Siamo una nazione che ha bisogno di medici e se ci mettiamo un ostacolo come il test d'ingresso non forniamo più questi medici, no? È un po' ambigua come cosa quella del test di medicina, secondo me, perché da un lato è giusta, perché comunque fare il medico non è una cosa che possono fare tutti, secondo me. Quindi è giusto che ci sia una scrematura, anche se forse quella del test è una scrematura troppo esagerata per la necessità di medici che attualmente c'è in Italia, perché comunque vediamo la situazione di Como in cui hanno fatto un calcolo che quasi tutti i medici, almeno il 70%, sono sopra i 45 anni e la necessità c'è. Con quota 100 qualcuno se ne andrà in pensione. Vabbè, E beato allora, lui, possiamo dire. con chi lo rimpiazziamo? Con chi riesce a passare il test? Appunto, riesce a passare il test che comunque è arduo, è sempre arduo perché indica proprio anche così, delle cose logiche, un po' di conoscenza di Cultura cultura generale. generale, cose che Sì, magari forse. nello specifico. Io, forse per me, manterrei il test, Sì. però lo ammorbidirei molto, perché così mi sembra veramente un ostacolo insuperabile. Figlio di mio amico medico, nonno medico, tutti i medici, e lui non è mai riuscito a superare il test di medicina con smacco terribile di tutta la famiglia, non perché non è un bravissimo ragazzo, secondo me sarebbe stato anche un buon medico perché c'è proprio Funziona un'educazione familiare così. di medici, nel senso della cura della persona. Però non è mai riuscito a farlo perché una volta cadeva sulla chimica, una volta su qual era la capitale della Slovenia, per dire, e su queste cose non ci arriva, oppure sulla luce. Aspetta Siamo un in attimo, diretta. quasi ancora, manca pochi secondi. Un attimo, pazienza. Ricordalo che siamo in diretta, stiamo aspettando la diretta radio, magari. Allora, stiamo Ok? aspettando la diretta radio, lo dici tu. Vai. Eccoci qua, ultima parte del nostro appuntamento da Lario Fiere Young. Questo è un tavolo dell'orientamento, l'abbiamo chiamato, ma è un tavolo in cui si raccontano molto le passioni. E io ho qui di fianco due imprenditori che conosco già perché hanno già partecipato alla nostra trasmissione dedicata proprio a questo argomento, che è tuttora in corso, e sono in grado veramente di raccontarci storie di passione. Pino Sorbino, AD di Enervit, per il territorio, perché è una passione per il territorio, per le cose che il territorio offre, le persone, le cose, la tradizione. E invece qui di fianco c'è Fernando della Autovittani, che ha una grande passione invece per l'innovazione, per tutto quello che è il futuro. Quando l'ho sentito raccontare delle cose mi sono proiettato già nel futuro dell'automotive, di come si viaggerà, di come ci si sposterà neanche tra tantissimi anni. Però abbiamo questo tavolo anche il preside del liceo classico scientifico, adesso devo dire entrambe le cose perché è Certo. diventato anche scientifico, Alessandro Volta, una istituzione della formazione comasca, il dottor Valtorta, Angelo Valtorta. E poi abbiamo questi due studenti che abbiamo già presentato prima per la diretta Facebook, Isabella e Simone, entrambi con la voglia di diventare due medici. E comunque vedo già negli occhi loro che test, come stavamo dicendo, lo supereranno alla grande e diventeranno due ottimi medici. Però
Sì, guarda, ti faccio già anche questa domanda, ma un medico specialista in qualcosa? Sì, mi piacerebbe fare pediatria, perché ho già fatto l'alternanza scuola-lavoro proprio nel reparto di pediatria del Sant'Anna, oppure anche anestesia e rianimazione, perché diciamo che essere medico secondo me deve essere anche dinamico, e proprio secondo me la più dinamica è anestesia e rianimazione, questa medicina d'urgenza anche, ecco. Beh, hai visto tanti IA, allora, No, cioè, non ne ho mai viste, neanche dico la uno, la verità. IA è un po' una roba da vecchi, diciamo, messa in Sì. atomi più che altro, IA per noi vecchietti. E anche Isabella, invece Isabella, che cosa vuoi A me fare? piacerebbe fare invece oftalmologia, che sarebbe oculistica, quindi, perché ho una zia che è già attualmente oculista, per cui mi piacerebbe seguire la sua carriera. Sei furba perché hai visto che sempre più gente mette gli occhiali, altro che per la zia, no, a parte gli scherzi, dai, sinceramente. Io partirei da Pino Sorbini, che come dicevamo rappresenta qui un'azienda internazionale che è Neurobeat, che ha una storia aziendale, Pino, se vogliamo ritracciarla velocemente, un po' strana, perché uno pensa che un'azienda di questa caratura debba stare nel centro del mondo e invece è delocalizzata. Tu hai delocalizzato l'azienda molti anni fa. Sì, la delocalizzazione la devo a mio babbo. A volte lo ringrazio, a volte un pochettino meno, perché poi la mattina, no, se piove, parti da Milano per andare ad esempio, non è che proprio sei sempre felicissimo, però sino a Monza non sono contento, da Monza in avanti sì. Poi la delocalizzazione oggi, a parte che sempre più sento gente che lavora da casa, poi non so se sia giusto, se sia sbagliato, però si può farcela anche bene a lavorare da casa. Sicuramente il contatto comunque è decisamente importante. Inoltre, dire, noi siamo a Zevio come sede di produzione principale e siamo a 40 minuti dalla Brianza. La Brianza oggi, secondo me, è la regione europea più produttiva e più avanti in assoluto. Poi ricordo qualche anno fa c'erano un gruppo di americani che erano venuti a trovarci, avremmo dovuto poi fare delle partnership con loro, e dato che tutti quelli che vengono a Zerbi mi dicono: ma cosa fate qui? Allora li anticipo, dico sì, ma siamo un po' lontanini, ma... E loro mi hanno detto: ma no, guarda, noi siamo a 3 ore di fuso orario da New York, quindi voglio dire, 40 minuti dal centro dell'Europa non è così Non è così lontano. lontano, E ecco. poi diverso è lavorare a 1000 metri di altezza, nei boschi, dove nell'intervallo di mezzogiorno la gente, i nostri ragazzi, i nostri lavoratori, c'è chi va a cercare funghi piuttosto che a camminare, a correre o in Questo si bicicletta. chiama welfare aziendale naturale, ovviamente. Ecco, noi una volta a settimana gli diamo mezz'ora in più, per chi però dimostra, perché se vai a bere, nella mezz'ora la fai lavorare. Se invece vai a camminare o in bicicletta e ti prepari, ti alleni, eccetera, noi diamo una mezz'ora, per esempio, alla settimana in più a chi fa questo. Giustamente, comunque appunto non è la delocalizzazione, seppur rimane una cosa singolare appunto per un'azienda di queste dimensioni, Hai anche una personalità maggiore, esatto, penso proprio di sì, no? Adesso, come dicevi giustamente, anche gli americani sono abituati a volte a costruire delle cose, la stessa, come si chiama, Silicon Valley, cioè quando hanno iniziato non era certo il centro dell'universo, no? assolutamente Quindi era molto fuori. Detto questo, appunto, un'azienda grande come Enervit, qualcosa offre, come si propone nei percorsi che si interfacciano con la scuola? Che cosa fate, insomma? no. Ma, non è semplice anche pensare a Enervit. Enervit è un'azienda che nasce un po' su le visioni del fondatore, che era mio babbo. Lui era uno che diceva Femnum, e quindi è nata ed è cresciuta, ancora adesso si sviluppa, dove il nostro prodotto nasce da Equipe Enervit, che è un'azienda
collegata a Enelit S.p.A. dove c'è ricerca e sviluppo, quindi è interna la ricerca e sviluppo avvalendosi poi di scienziati, universitari, consulenti nel mondo sia medico che dell'alimentazione che tecnico dell'atleta che poi utilizza poi utilizzerà i prodotti e poi quindi viene messo a punto il prodotto, lo produciamo, poi lo comunichiamo, ne facciamo del marketing, lo vendiamo e lo consegniamo. Certo, quindi certo. Non abbiamo ce le facciamo tutte. Esatto, avete tantissime cose da mostrare ai ragazzi come si lavora in una filiera completa proprio che va dalla produzione. L'alimento è un farmaco per stare meglio se già stai bene. E questo è il contrasto che noi abbiamo per esempio tutti i giorni con voi futuri medici che dovete per forza far guarire la gente e quindi non studiate per far star meglio chi già sta bene, che invece è una azione importante. E allora abbiamo del contrasto, ma come quelli sta già bene, cosa vuoi star meglio? Ecco, con la scelta dei macronutrienti e i tempi di utilizzo, eccetera, da star bene si può anche star meglio. Questo è il nostro obiettivo, a volte un po' in contrasto, diciamo, no, la cosa importante è farlo sopravvivere, sì, vabbè, però. No, come? Invece lo come fai sopravvivere bene. Ecco, questo è un po' il nostro sano missione. Questa è la mission aziendale, appunto, e io penso appunto in tutta questa visione aziendale che va dalla produzione appunto alla comunicazione, al posizionamento, eccetera, i ragazzi possono veramente capire il funzionamento di un'azienda, di come un prodotto che magari loro consumano nasce, cresce e arriva nei supermercati. Ma questa è una roba che già 20 anni fa non lo era, ma adesso i nostri collaboratori, abbiamo 5 Ironman che l'hanno fatto nell'ultimo anno, si sono messi ad allenarsi come madre, Ironman, nuotare, per tanti chilometri, biciclette, correre è importante. Oppure c'è l'Endurance Team Enerit che in 40 hanno fatto la maratona delle Dolomiti. Ora non siamo 10.000, siamo poco più di 220-230 collaboratori, però in 40 sono andati a farsi le Dolomiti in bicicletta. Cioè, quindi la passione è nel vivere quello che anche fai, certo, dal ricercatore, ma anche al magazziniere, al letto, alla macchina, dello stabilimento. Credere veramente in quello che l'azienda fa, cioè credere nell'azienda, nel prodotto aziendale. Sono i più bei clienti del nostro punto vendita, sono i nostri stessi dipendenti. Bello, questo è una bella cosa, no? Di solito tante volte c'è molto piacere, per cui, e continuano. Ma non solo perché hanno mezz'ora in più di welfare dell'azienda. No, perché piace. Piace, ma prima nella premessa ho detto che il territorio comunque per te è importante, perché hai raccontato di come appunto dal tuo padre in avanti l'azienda è rimasta a Zerbio, di cui sei diventato anche sindaco, mi sembra da pochissimo, non sei più sindaco. No, ho finito dopo 30 anni circa, ho finito a maggio. Esatto. Però sono ancora consigliere. Ecco, vedi, sei ancora coinvolto nella comunità, no? Per cui è un'azienda che parla al mondo, conosciuta a tutte le latitudini, che però ha ancora qualche cosa, cioè ha ancora delle forti radicazioni in una comunità precisa. Questa è per me una cosa singolare, bella, un racconto che secondo me affascina i ragazzi. Sì, però non è che te lo costruisci giorno per giorno, non è che ti svegli una mattina con la passione, è una cosa che ti si cuce addosso come un DNA giorno dopo giorno. Questo credo che sia. Questo sicuramente, a meno che uno per un qualche, come è successo prima, qualcuno per un fatto anche così, diciamo, non certo piacevole. Che è successo in famiglia, una ragazza che gli ha detto io voglio diventare medico, la mia passione, anzi lei ha usato addirittura la parola vocazione, è nata da questa cosa che è successa in famiglia, ma se no di solito giustamente le passioni si cuciono addosso, crescono anche sperimentando cose che poi magari abbandoni perché non hai sicuramente coinvolgimento in questa cosa, giustamente. Però insomma, bella la storia di Enelvit che mantiene anche questa cosa, è una
possiamo dire, in una bustina di passioni, no, una bustina di passioni, tanto per sintetizzare, o una barretta, perché una barretta. Siete nati prima con le barrette, una barretta di condensato di passioni, passioni familiari, passioni per il territorio, passioni per la sperimentazione, perché insomma è un prodotto che avete inventato praticamente, no? Non è che avete, non c'è una... Sì, sì, mio babbo nel 1970 scrisse un libro puro bianco ma letale, parlando dello zucchero, e gli davano del pazzo, perché 60 anni fa parlare male dello zucchero era uno sì, che viveva, veniva dalla luna, non gli ridevano dietro. E questo è... E quindi la cosa nasce dal fatto che l'alimentazione non è solo fatta come riempimento, ma la scelta del macro ingrediente, che tentando di non andare sul zucchero raffinato, ma sulla verdura, la frutta, perché le calorie sono una stupidaggine, perché le calorie te la dà la spremuta d'arancia, te la dà la zolletta di zucchero, però sono due calorie molto diverse, le calorie che arrivano da un frutto e la caloria che arriva da una zolletta di zucchero. È una semplificazione proprio di bassa... Ricordo che appunto ai tempi c'era addirittura una campagna pubblicitaria più zucchero al cervello, no? Perché l'Eridania, azienda di Stato, aveva bisogno insomma di vendere sacchetti di zucchero ai tempi, per cui si invogliava addirittura la voglia di zuccherare anche più, anche oltre i nostri alimenti. Proprio così. Esatto, invece tuo padre ha scritto un libro puro bianco ma letale, poi... L'editore gli aveva detto no, cambia perché l'ambientale, allora aveva detto puro bianco ma non cibo. Ma non cibo, però il senso non cambia assolutamente. Benissimo, allora Pino, per il momento dopo ti chiederemo ancora qualche parere. Passiamo invece a un rappresentante della scuola, del mondo della scuola, che è il preside Angelo Valtorta. E insomma diciamo che questa un po' perché ovviamente è previsto per i programmi scolastici, ma un po' perché Volta ha sempre avuto questa vocazione, no? Da sempre, di trovare tantissimi punti di congiunzione tra il percorso di studio e il percorso non soltanto del lavoro, ma diciamo della vita cittadina comasca, no? Sì, allora, Volta diciamo, ha intrapreso percorsi di alternanza scuola-lavoro molto prima che la legge, diciamo così, 107 del 2015, scusate, la istituzionalizzasse. In tempi non sospetti, il Volta ha proprio sentito l'esigenza di creare un collegamento con il mondo del lavoro. Può sembrare strano di un liceo, di un'informazione liceale classica o scientifica, rivolgersi nel periodo stesso del percorso al mondo del lavoro, guardare il mondo del lavoro. In realtà non è così, anzi, coniugare quello che è un sapere teorico che fornisce ai ragazzi un senso critico, la capacità di percepire la realtà anche in profondità, è sicuramente importante se c'è anche un occhio di riguardo nei confronti del mondo del lavoro. E allora ecco che il Volta proprio ha sentito l'esigenza di accompagnare questi ragazzi nel corso del triennio verso esperienze di questo tipo. Devo dire che noi abbiamo avuto sempre un report molto diciamo così, positivo, sia da parte delle aziende che hanno ospitato i nostri ragazzi, sia da parte dei ragazzi stessi. E devo dire che, per esempio, noi abbiamo una docente, la professoressa Marelli Roberta, che si è occupata in modo straordinario di questo settore, per cui la nostra preoccupazione come scuola è sempre stata quella di far fare a questi ragazzi delle esperienze significative, no? Siamo stati fortunati, in parte siamo stati anche bravi, devo dire, in questo, i nostri ragazzi davvero straordinari e le aziende con cui abbiamo avuto una forma di collaborazione, devo dire, che sono sempre state straordinariamente generose e aperte al contatto. E di queste, ovviamente, di questo io, sia come dirigente scolastico, ma anche come persona, ringrazio davvero tanto. Ecco, stavo dicendo che è importante questo collegamento con il mondo del lavoro perché i ragazzi
possono in un determinato ambiente essere aiutati a scoprire una vocazione. Certo. No? Perché, attenzione, il compito della scuola è quello di istruire e di educare nel senso più lato del termine, dove educare proprio vuol dire educere, cioè tirare fuori da questi ragazzi quello che è il loro sentire, quella che è la loro passione. Però questo non può essere fatto solo in modo astratto, deve avere anche un riscontro a un certo punto concreto. Allora, la società di oggi ovviamente è molto cambiata rispetto soltanto a quella di 15-20 anni fa, dove l'inserimento del mondo del lavoro riguardava soltanto magari gli istituti professionali o gli istituti tecnici, in modo occasionale. No? Invece oggi dare la possibilità ai ragazzi di sperimentare un periodo in azienda, vedere come funziona il mondo del lavoro, quali sono i meccanismi, credo che sia davvero un valore aggiunto e credo che possa contribuire in modo significativo alla scoperta di una vocazione. Per esempio, noi abbiamo avuto esperienze più diverse con aziende, con enti e il liceo classico e scientifico Volta ha, diciamo così, un elenco di partnership molto significativo e molto importante. Da quest'anno, per esempio, abbiamo aperto il liceo ad indirizzo biomedico, curatura biomedico, perché non tanto per preparare i ragazzi a affrontare il test di medicina, ma proprio nell'ambito della scoprire la propria vocazione, il percorso biomedico aiuta i ragazzi, dovrebbe aiutare i ragazzi a capire se quella per esempio è la loro strada o meno, certo. No? Attraverso un percorso anche rigoroso. Ecco, il rigore, tra virgolette, no? Che insegna un percorso liceale, è proprio un punto di arrivo, non è mai un punto di partenza. E il percorso verso il rigore mentale, culturale, che dà anche una certa elasticità mentale, in questo percorso verso il rigore ci sta ed è fondamentale anche questo contatto con il mondo del lavoro. Assolutamente, sì. Io a me poi piace portare anche esempi concreti che mi sono capitati vicini, proprio una studentessa del liceo Volta che ha fatto la maturità, l'ultima maturità, proprio nei percorsi di alternanza scuola e lavoro, lei era destinata a materie umanistiche più diciamo normali, più classiche, invece facendo uno stage, un percorso prima al teatro sociale, poi un'altra associazione artistica, ha scoperto una vocazione in se stessa verso materie artistiche, si è scritta al DAMS, probabilmente sbagliando, però vabbè. Perché, allora, guardi, sul fatto che sbaglio, io invece sono, dico sempre ai ragazzi, incontrando l'ultimo giorno, di solito amo incontrare gli studenti l'ultimo giorno di scuola, quello dell'ultimo anno, no? L'anno scorso nell'incontrare ho detto, non abbiate paura a seguire le vostre passioni, perché guardate, era così anche nei tempi, dicevano state attenti a non fare, non so, lettere piuttosto che filosofia, piuttosto perché sarete eterni disoccupati. Oggi non è più così. Ecco, non è filosofia più così. Per particolare, io però sempre filosofia, molte aziende che abbiamo, certo, imprenditori, certo, cercano proprio la loro filosofia che hanno capacità di problem solving spesso, certo, naturali. Per cui quello che auguro a loro, una volta fuori, lasciate le porte del Volta, è quello proprio di sapere, di avere il coraggio di seguire le proprie passioni, la propria vocazione, che vi auguro la scuola, in Volta, qualunque scuola essi l'abbiano fatto, vi abbia aiutati in questo percorso, di poter scegliere e davvero avere il coraggio di inseguire i propri sogni, perché se non ce l'hanno a 20 anni, no, preoccupante, e soprattutto se una scuola, un liceo non aiuta i propri ragazzi a intraprendere questo cammino, vuol dire che forse la scuola deve rivedere un po' le proprie priorità. Certo. Tanti bambini vedendo un cantiere, un escavatore, dicono cavolo, mi piacerebbe a me guidare l'escavatore, no? Anche queste sono passioni, infatti ne parliamo con Alessia Binda, che proprio di scavi si occupa nella sua azienda. Ci si può appassionare a movimentazione terra? Oh, penso che sia l'amore dai bambini agli adulti. All'anziano che si mette lì e critica tutto, al bambino che fa cos'è questa cosa meravigliosa. Sì.
quello sicuramente sì. E un'azienda anche questa, come parlavamo prima, Simona, che magari può essere attrattiva, ma comporta anche per questi momenti con i ragazzi dei rischi, no? Per cui come vi comportate? Perché andare su un cantiere è pur sempre determinate misure di sicurezza, bisogna osservarle, allora, no? Di solito i ragazzi quando arrivano da noi passano prima dall'ufficio. Perché arrivando dalla scuola in automatico la prima cosa che vedono è l'amministrazione, che è la base, quindi la bollettazione, la gestione ordini, gestione acquisti, gestione fornitori. Poi vanno a fare la visita in cantiere, anche perché tanti hanno proprio l'idea dello sporcarsi le mani, che è un po' restia alla moda del momento, diciamola sì. Così. Oppure anche l'idea del freddo, del caldo, ferma molto. Cosa che si fa all'esterno, sì, per forza di esatto. Cose. Esatto, quindi subisci tutti e due le differenze di clima, anche se poi vedo che è solo il tempo che li fa innamorare, o meglio, c'è la propensione iniziale che li spinge verso questa scelta, ma poi la passione reale, quella che li fa andare avanti, quella che li spinge ad alzarsi al mattino anche se fa freddo e magari alle 6:30 essere già pronti sui furgoni per partire, è proprio maturata passo per passo. Io credo fermamente che qualsiasi cosa noi sentiamo ci porta a iniziare un percorso, ma è il proseguire per questo percorso giorno dopo giorno, passo dopo passo, che ce lo fa amare sempre di più. E in un lavoro poi come il nostro dell'edilizia, un'altra parte molto importante, un'altra componente importante è il lavoro di squadra. Certo, che devi sapere sempre aiutare l'altro e sapere esattamente sì. quando quell'altro ha bisogno di te, capirlo immediatamente, perché la squadra è importantissima in quella cosa, sicuramente. Sì, si supportano molto. Io ho avuto l'ultima esperienza di un ragazzo che abbiamo assunto 2 mesi fa, molto giovane. Ha il contratto a termine, quindi fine mese gli scade il contratto, noi lo riprenderemmo volentieri, ma ovviamente il suo tutor dice gli ho trovato anche una sistemazione da un'altra parte, però il ragazzo gli ha risposto no, io a me piace star qui, ma in quel momento è stato vincente proprio il lavoro di squadra, perché si trova bene con il gruppo e prosegue, oltre al fatto che, come dicevi tu prima, il costruttore alla sera vede trasformato in materia un sogno. Certo, assolutamente, questo è. Non tornare indietro, che sennò mi fai piangere ulteriormente il fatto che non ho fatto cose concrete, si possono toccare. Poi un'altra cosa, perdonami, che per esempio amano molto le persone dell'edilizia. Le persone dell'edilizia passano da Enervit a General Motors, vedono tanti mondi. E beh, certo, vedono... e lavorano nelle case degli altri, no? Esatto, praticamente bravo. Quello è. Arrivano zitti zitti nelle case degli altri, poi fanno un grande rumore nelle case degli altri, però poi rimangono nel cuore delle case degli altri, per cui non ci se ne ricorda poi tutta la vita. Senti, queste tavolate qua, queste che stiamo parlando oggi, sembra che quasi quasi abbiamo paura a nominare i soldi. Mm. Ma al giorno d'oggi è di soddisfazione anche economica fare questo lavoro? Perché la prima cosa, magari non è la prima cosa, la passione spinge anche, però è importante.